Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Spero che riusciate a sentirmi bene. Sono sul terrazzo da me. Sono uscito un attimo per prendermi un po' di sole, che è una delle cose che mi piace fare, prendere almeno una ventina di sole al giorno. Innalza la vitamina D e semplicemente mi fa sentire un sacco meglio. E oggi ho fatto persino il pranzo qua sopra, è stato veramente molto molto bello. E cosa volevo fare? Volevo semplicemente fare un video per due motivi qua. Il primo, l'ultimo video, veramente avete commentato in tantissime persone, a me i commenti sono veramente la cosa più importante in assoluto, perché mi fa sentire che sto parlando comunque a qualcuno. E so che è cambiato un sacco il tipo di content negli anni e il mio comeback, tra virgolette, qua su YouTube sarà per forza di cose diverso, molto diverso rispetto ai video che ho fatto finora sul canale. Penso che poi, praticamente sto lavorando da 2 anni su un progetto enorme, enorme, e mi sta prendendo veramente un sacco di tempo tra quello, Kaizen e il coaching. Sto lavorando tanto 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 behind the scenes, ho tantissimi moving parts, quindi roba che si incastra, e ogni giorno ho tipo una lista di cose da fare veramente pienissima. E so però che alcuni di voi lavorano per se stessi, so che alcuni di voi fate le cose molto simili a me, e quindi mi capite. Per chi magari non lavora per sé, però sono sicuro che anche voi, se vi date da fare, avete un sacco di cose, un sacco di priorità e obiettivi che volete raggiungere, quindi so che anche voi vi fate le liste, le to-do list, e magari ogni singolo giorno avete 5, 10, 15 cose che dovete veramente riuscire a portare a termine, e poi il giorno dopo si rinizia ed è la stessa identica cosa. Quindi sono sicuro che mi capirete, e finché non riesco a portare appunto questo progetto, che vi spoilerò fra poco, ma penso che vi farà capire e che accetterete, capirete meglio il mio stato d'animo e il mio mental space negli ultimi 2 anni. Quando riuscirò a portare quello, magari tornerò forte con i vlog, quello che è, ma per ora purtroppo fare dei video così è la cosa più facile, perché veramente ho il piatto che è troppo pieno, e ho notato ogni singola volta che provavo a rimettere il video, anche il primo video, veramente ho avuto un mini attacco di panico per filmare quel video che avete visto, l'ultimo, semplicemente perché è quella cosa che mi porta fuori giri, fare content, fare video. Penso alla telecamera, penso al lighting, penso all'audio, devo mettere il microfono, devo fare questo SD card che in passato facevo senza problemi, ma adesso, dato che la mia priorità è comunque il business in questo momento, semplicemente non c'ho lo spazio mentale. Non è tempo, è spazio mentale. So che anche voi, se avete tanti progetti o cose che volete aprire, portare a termine, so che mi capirete su questo, che non è il tempo alla fine, perché puoi sempre svegliarti un'ora prima, andare a lavorare di notte se serve, se veramente vuoi ottenere qualcosa, ma quello che viene a mancare è lo spazio mentale, l'energia mentale. Per farvi capire, regà, tutta quest'estate siamo andati con Ele al mare 2 giorni, tutto il resto del tempo letteralmente trascorso a lavorare al computer, perché appunto dovevo portare a termine questa cosa, che così riusciamo a lanciarlo fra un mesetto. E mi è venuto di fare questo video, di raccontarvi un pochino come riesco a gestire io le cose. Vi ho già detto la to-do list. L'altra cosa che ho iniziato veramente a fare, dato che continua ad aumentare lo stress giornaliero che ho con tutte le cose che devo fare, e poi la cosa dello stress giornaliero è che ogni giorno è un nuovo stress giornaliero. Tipo, il mio lavoro è passato da essere creare content come main focus e priorità principale a tipo dover gestire tutto il logistic, backend, le operazioni. Ho dovuto imparare tante cose che non ho mai saputo fare prima: le tasse, le finance, gli accounting. Tutte queste cose qua che ovviamente tipo voglio in primis capire e volevo imparare per bene prima di poterlo fare senza stress, perché è un'abitudine ormai, e ci ho messo tempo per capire esattamente come fare. Io sono una persona che già dall'università sono così, imparo facendo, perché faccio gli errori e da lì capisco gli errori e mi assicuro di non ripetere gli errori, e di conseguenza la volta successiva che torna una cosa del genere so: ok, non commetto più questo errore perché l'ho già fatto, ho imparato e si va avanti. E così facendo è l'unico modo che io riesco a continuamente imparare, continuamente penso level up i miei skills in tutto quello che faccio, soprattutto in questo caso nel business, perché
è veramente la mia passione ed è stata la mia priorità. Per anni ho costruito sui social, mi sono messo, ho fatto video, ho messo tipo 500 video, migliaia di post su Instagram, eccetera, eccetera. E quello era un divertimento, ma anche perché era, diciamo, l'unica cosa molto molto importante che dovevo fare, la mia priorità nel tempo. E adesso la mia priorità è il business, era sistemare tutto il backend, riuscire a portarci e arrivarci a un livello che sia paragonabile e comparabile ai migliori brands che ci sono là fuori, che è quello che stiamo facendo, sia con la qualità del prodotto che col team del customer service, che con tutto quello che riguarda la logistica, l'operazione, tutto. E per riuscire a portarli a un livello dove non c'è una differenza, anzi siamo meglio di alcuni top leading brands, per riuscire a farlo ho dovuto mettere tutto me stesso, appunto, non solo di tempo ma proprio di spazio mentale. Ma so che potrebbe, adesso non vi ho dato veramente un'idea chiara di quello che è, ma aspettate, veramente vi prometto che se voi aspettate, mi date fiducia e capirete tutti quando annuncio il progetto, direte oh, all right then, questo sì che è il G di Kaizen che conosciamo, di Keep Improving. E niente, raga, perché una cosa che vi posso promettere è questa qui, che tipo, pure se non ci sono tanto sui social, non sono cambiato come persona, sono esattamente la stessa persona che grinda, che ha voglia di fare, che vuole costruire. Ce la stiamo facendo con Kaizen e ora col nostro prossimo progetto ci prendiamo tutta l'industria. Io non sono cambiato, mi do da fare, rimango umile, non mi compro le cose materialistiche, mi piace viaggiare, mi piace take care delle persone che mi stanno accanto, ma soprattutto mi piace il percorso di provare a raggiungere e creare cose che nessuno c'è mai riuscito a farle, a crearle in Italia, e sarà tutto più chiaro fra pochissimo. Una delle cose che volevo fare però è appunto ringraziarvi di più e parlarvi di più giornalmente o il più possibile tramite questi video, ovviamente farne alcuni più informativi, ma altri che saranno più una sorta di aggiornamento, anche perché mi aiuta a me fare questa sorta di parlata a voi, fare questo flusso di coscienza. Siete un pochino come, alla fine non parlo con tanta gente, siete, direi, tra i miei migliori amici / terapisti, quindi se a voi va bene io mi apro con voi, vi parlo di tutto. L'unica cosa che vi chiedo, ragazzi, è tipo, non giudicatemi, non pensate che io sia cambiato, perché sono esattamente quella stessa persona là. Come prima avevo l'obiettivo a scuola, avevo l'obiettivo di andare all'università, in un'università buona inglese, di prendere il massimo dei voti che ho fatto, di prendere il mio master's e laurearmi col massimo dei voti che ho fatto, di provare a lavorare come ingegnere che ho fatto, di provare a costruirmi dalla mia passione che era la palestra un lavoro, e ce l'ho fatta anche quello, da riuscire a mettermi un minimo da parte per iniziare il mio sogno che era Kaizen, a tipo questo prossimo passo. Era un costante mettersi obiettivi, andare tra ups and downs che è la vita, perché ho avuto momenti difficilissimi, veramente difficili, ragazzi, tipo personali, dopo il Covid un po' di depressione, tantissima gente intorno a me che purtroppo non c'è più, ragazzi della mia stessa età che con cui andavo in classe, ma anche mamma e papà di veramente cari amici, eccetera eccetera. È stato veramente tosta dal lato personale ed è stata tostissima la mia learning curve per quanto riguarda il business, tutti gli errori che abbiamo fatto, tutte le cose che ho dovuto imparare, che non sapevo cosa fare e che mi hanno veramente portato, all'esaurimento. Però in testa dicevo, questo è necessario, l'unico modo che posso andare avanti è tipo imparare, accettare che dai momenti down tu devi continuare e piano piano ci sarà un momento up, piano piano ci sarà un momento up. Che è quello che ho fatto, è quello che ho fatto, e ho anche piano piano capito che questa è la mia vita e vi racconterò meglio. Fatemi una cosa, proprio perché non ho più la testa per creare, ho la testa per parlarvi, rispondere domande, documentare, provare a condividere il più possibile, però per creare da zero non ho spazio mentale in questo momento. Se voi volete qualsiasi cosa, tip per il fitness, tip per il business, che io mi apra più da un certo lato o un certo altro lato, fatemi sapere qua nei commenti, lo apprezzo un sacco, e fate sapere nei commenti, io leggo tutti i commenti e magari mi date uno spunto per fare qualche altro video, così che ogni volta prima di filmare clicco, leggo un commento e vi faccio sapere. Sappiate solo che stiamo facendo veramente cose grosse, grosse, stiamo crescendo. Sto crescendo, sto imparando a gestirlo meglio, ma l'unica cosa è che quando lo faccio io lo posso fare, no? Lo posso fare da solo, ma come dicono, tu puoi diventare la persona più di successo al mondo, poi successo come decidete voi, ognuno di noi deve decidere cosa vuol dire il
successo per se stessi, ma tu puoi diventare la persona più di successo al mondo, ma se non lo fai condividendolo con nessuno, arrivi là sopra e non, secondo me non ne vale la pena, e sei una persona che è lonely e non ne vale la pena. Ed è per questo motivo che tipo il fatto di riuscirci, ma di non riuscire a portare queste cose con voi o di parlarne con voi, non lo so, io voglio fare questo alla fine, voglio condividere con voi tutto quello che, appunto, tutti i miei learning lessons e portare appresso tutte le persone che si sono fidate di me, che mi hanno dato fiducia dall'inizio, che mi ha supportato dall'inizio, perché io ho reinvestito tutto, ragazzi, dalle guide, dalla vendita della prima guida io ho reinvestito tutto, comprare attrezzatura migliore, abbiamo iniziato Kaizen è un costante, fai il lancio, rimetti tutti i soldi, fai il lancio, togli i costi, rimetti tutti i soldi, paghi le tasse, fai un lancio, rimetti tutto per investire, eccetera, eccetera, non abbiamo preso nessuno, non c'è nessuno che mi ha dato dei soldi per farlo, è tutto fatto da zero, grazie a voi, grazie al vostro supporto negli anni, ci vuole tempo, da anni che lo faccio, 6-7 anni, e voglio essere un pochino l'opposto di quello che dei contenuti che ci sono adesso su YouTube, che è tutto facile, no? Tutto rapido, sì, vedi questi ragazzi che costruiscono dei fisici in 3 anni, che ovviamente, per quanto ci sta che l'informazione è migliorata e che l'applicazione può essere migliorata, perché quando abbiamo iniziato noi anni fa non era così, ma sappiamo tutti che sono anche scorciatoie, fanno utilizzo di cose che noi non facciamo, eccetera eccetera, e cioè questo è come nel business, come nel fare, crearsi un lavoro dalla propria passione, vogliamo tutto subito, la nostra generazione è tutto subito con TikTok, quindi la generazione ancora più piccola vuole tutto ancora prima e quindi prova in ogni modo a prendersi delle scorciatoie, eccetera eccetera. Io invece dico: fai le cose bene, mantieni la tua qualità, mantieni la tua reputazione, accetta che sarà lento, difficile, arduo, ma questa è la vita, questo è il percorso, ed è il motivo per cui continuo ad andare in palestra, perché la palestra mi ha insegnato tutto questo, mi ha insegnato la costanza, la disciplina, che io ora sto applicando in un campo importante come il business, dove posso perdere tutto, ma dove sto imparando, dove sto diventando piano piano sempre più bravo a fare delle scelte, dove sto migliorando e, come dire, affilando le armi per fare una strategia giusta, perché il mio obiettivo è di fare cose grandi, il mio obiettivo è di creare roba che in Italia non c'è, e piano piano ci stiamo riuscendo con Kaizen e ci riusciremo sempre di più. E quindi questa è la mia mentalità, e la mia mentalità non è cambiata, io non sono cambiato, resterò sempre me stesso. Voglio solo condividerlo con voi, perché sennò non ha senso quello che sto facendo. Io ho iniziato, regà, quando avevo 20 anni, YouTube, adesso sono 27, e tipo, voi siete stati con me sempre, e vi devo tutto, e voglio farvi vedere che possiamo arrivare in alto, voglio anche farvi vedere che anche voi potete farlo, dovete solo lavorare, purtroppo, lavorare duramente verso una direzione che voi volete, scegliere quell'obiettivo e lavorare ogni giorno, se volete qualcosa. Ovviamente altre persone vi guarderanno e diranno: ma c'è il work-life balance. Sì, il work-life balance ci sta se vuoi vivere una vita normale, e se tu sei felice a vivere una vita dove sei equilibrato e normale, ci stanno momenti dove io pure stacco la spina totalmente, ma se sei una persona che veramente sposa il keep improving e vuole sempre un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più, ti devi dare da fare e devi accettare che è l'unico modo per raggiungerlo, devi fare più della media. Però se lo stai facendo per te stesso, per le motivazioni interne, quindi le motivazioni giuste, non devi dar testo o tener conto di nessun altro, e devi semplicemente farlo per te stesso e sapere il vero motivo che lo stai facendo è per te stesso. E niente, questo è tutto, ragazzi, vi voglio salutare. Guardate che bello, mi piace venire qua sopra in realtà, perché ok che ci stanno gli insettini che mi stanno a mangiare, ma là in fondo si vede il mare un pochino, non so se si vede proprio là in fondo, eppure là in fondo. E niente, invece di qua ci sta il monte Tibidabo qua dietro là, no, molto carino. Prendo ancora un po' di sole, non so nemmeno come stanno gli abs in questo momento. Prendo un po' di sole, ringrazio di cuore se siete arrivati fin qua, e se vi va bene faccio più video del genere. Sempre lasciate il like, non se vi è piaciuto, anche se vi è piaciuto, ma se volete salvarvi questo video nella lista di video likeati, così che lo potete riguardare in futuro, fatelo. E cosa più importante, un commento, perché lo apprezzerei un sacco. Come sempre, raga, keep improving, vi voglio veramente un mondo di bene, e fra poco torniamo a spaccare tutto. Un abbraccione, ciao.